Benvenuti a Cucina con noi. Oggi preparo per voi gli spaghetti al pomodoro fresco. Una ricetta semplice e veloce da preparare. Gli ingredienti che ci occorrono sono 1 kg di pomodori maturi, un cucchiaio di cipolla tritata, uno spicchio d'aglio, qualche foglia di basilico, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e 360 g di spaghetti. Iniziamo col preparare la salsa. E la prima cosa da fare è tagliare i pomodori. Li tagliamo in 4 parti ed eliminare i semi. Quindi una volta terminata questa operazione andiamo a tagliare i pomodori a cubetti. A questo punto mettiamo in cottura la pasta. Quindi aggiungiamo il sale e l'acqua in ebollizione e in seguito mettiamo i nostri spaghetti. Nel frattempo che cuoce la pasta possiamo preparare la salsa. Quindi versiamo l'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo anche la cipolla. E lasciamo dorare a fuoco lento. Quindi aggiungiamo i pomodori. Mescoliamo e aggiungiamo sale e pepe. Eliminiamo l'aglio e profumiamo con le foglie di basilico. Aggiungiamo un mestolino d'acqua di cottura alla salsa e lasciamo cuocere. A questo punto la pasta è cotta, quindi la scoliamo e la versiamo direttamente in padella. Aggiungiamo un mestolino di acqua di cottura della pasta, quindi la saltiamo a fuoco vivace. Mescoliamo in modo che la salsa assorba bene il condimento. Quindi passiamo a impiattare aiutandoci con un mestolo. Disponiamo sopra un po' di salsa e una fogliolina di basilico. E serviamo con parmigiano grattugiato a parte. I nostri spaghetti sono pronti, un saluto da cucina con noi.